Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Maria De Filippi sconvolta dalla sua decisione di diventare suora. La scoperta in diretta TV, ecco cosa è successo. Amici di Maria. È andata in onda sabato 29 marzo 2022 la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Due sono i ragazzi che sono dovuti andare a casa abbandonando l'idea di vincere il programma e interrompendo il loro sogno. Tre le manche che hanno dovuto affrontare i ragazzi guidati dai loro professori. Non sono mancati i colpi di scena, uno tra tanti ha sconvolto Maria De Filippi, che è rimasta stupefatta dalla scelta fatta da uno dei volti più conosciuti nel famoso programma di Canale 5. È arrivata la sua decisione in diretta TV e ha comunicato a tutti che lascerà il programma per intraprendere un nuovo cammino. Vuole farsi suora. Maria De Filippi è sconvolta, non crede a quello che sta succedendo nella prima puntata in prima serata. Una decisione che nessuno si aspettava dopo tanti anni al fianco della De Filippi, dovremo dirle addio. Ecco chi ha sconvolto Maria De Filippi diventando suora. Maria De Filippi sconvolta dalla scelta di Alessandra Celentano, si è vestita da suora. Anche quest'anno come nella scorsa edizione non sono mancati i guanti di sfida tra i professori. Nel Daytime era andato in onda la consegna della busta rossa, i mittenti Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, mentre i destinatari sono stati Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La sfida lanciata è un'esibizione cinema musicale. Celentano e Zerbi hanno accettato la sfida e mentre la Cuccarini e Todaro si sono esibiti sulle note di Grace, Rudy e Alessandra hanno fatto una scelta diversa che ha fatto divertire tutto il pubblico e soprattutto Maria De Filippi. Hanno sentito la chiamata del Signore, così hanno spiegato la loro esibizione. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, amici di Maria De Filippi. La Celentano e Zerbi infatti hanno deciso di rispondere con Sister Act presentandosi nello studio vestiti da suore. Un'immagine super divertente che rimarrà nei momenti più belli di Amici. Alessandra e Rudy hanno anche sorpreso tutti anche scambiandosi un bacio a fine esibizione. Ma non è bastato per portarli alla vittoria, i tre giudici, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, hanno deciso di premiare il duo Cuccarini-Todaro, che erano perfetti nel ruolo che hanno interpretato. Celentano Zerbi è però stato il duo che ha preferito il pubblico social, capaci di mettersi in gioco e far ridere, nonostante siano molto severi con i ragazzi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.